maggio, per quanto riguarda il territorio del Canavese, si annuncia come un mese veramente molto ricco. Tanti gli eventi, gli appuntamenti che porteranno tantissima gente, migliaia di persone nel nostro territorio, territorio che offre situazioni a 360 gradi, dove sicuramente non solo la parte culturale, ma anche quella dell'enogastronomia, dell'artigianato, di quelle che sono le produzioni territoriali saranno in primo piano. Proprio l'artigianato sarà uno degli argomenti principali di un appuntamento che ormai sta diventando un classico, visto che quest'anno si taglia il traguardo della 16ª edizione. Stiamo parlando della mostra dell'artigianato di Bosco Nero. Questa sera con noi abbiamo Ilario Pela, buonasera, Buonasera. assessore all'artigianato del comune di Bosco Nero. Ilario, con te una chiacchierata per raccontare un pochettino da dove nasce questo evento e dove arriva, nel senso, questo, il passato, il presente, ma anche il futuro della mostra. Ma il passato nasce 18 anni fa, è la 16ª edizione, però abbiamo avuto 2 anni di stop causa Covid. Covid. Nasce con l'intento di mettere in mostra la manualità. Noi 18 anni fa predicavamo quasi con lungimiranza quello che oggi alcuni cercano di mettere in evidenza, soprattutto anche le classi politiche, hanno riscoperto la manualità, Certo. l'intento di invogliare i giovani alla manualità. Noi ci abbiamo pensato 18 anni fa e volevamo proprio mettere in mostra questa manualità, convinti che nella manualità c'è un futuro a livello di reddito, ma c'è un futuro anche a livello di soddisfazioni Di personali e quindi di passione. passione, esatto, mettiamo in risalto proprio la passione. In questi anni, appunto, le varie edizioni sono andate via via crescendo, sia come numero di espositori, ma soprattutto come numero di pubblico, perché si sono arrivate a superare le 20.000 persone il giorno della mostra. Quindi il significato che anche la gente ha voglia di scoprire ciò che è il mondo dell'artigianato. Sicuramente sì, perché è un mondo che gradatamente si è quasi perso. Io vedo negli occhi dei giovani l'entusiasmo nel riscoprire le volte una persona che pianta un chiodo. Sono Certo. delle cose che per noi sono scontate, mentre nella realtà sembrano cose di fantascienza. E quindi l'obiettivo è di metterle in mostra sempre più in modo pesante, con la presenza di artigiani che provengono da oltre regione. Abbiamo avuto eventi con artigiani che provenivano dalla Liguria, dall'Emilia-Romagna, e quindi vuol dire che c'è un riscontro anche a livello di promozione del nostro territorio. Certo. Il 14 maggio diciamo che è la data clou, nel senso che sarà la domenica dove ci sarà l'evento a partire dal mattino per proseguire per tutto il pomeriggio fino alla prima serata. Però, Ilario, in realtà l'evento si aprirà già prima. Quali sono gli appuntamenti che possiamo attendere con ansia e soprattutto partecipare in quelli di Bosco Nero? Sì, noi facciamo una sorta di aspettando la mostra, quindi ci avviciniamo per gradi alla domenica e quest'anno partiamo dal venerdì con una mostra di fotografie, con un contorno di poesie e musica. Quindi una serata all'interno del teatro di Bosco Nero a partire dalle ore 21. Anche questo è artigianato, perché Certo. comunque la poesia, la fotografia è un mondo dell'artigianato e quindi vogliamo diversificare con qualcosa che sia di gradimento anche magari per le famiglie per una serata del venerdì. Certo, perché ricordiamo, da sempre Bosco Nero è legato anche a quello che può essere non solo il lavoro, l'artigianato, eccetera, ma anche la cultura. In questo caso cultura e mondo del lavoro che si uniscono e sono un triunvirato perfetto, visto anche la presenza di eventi e di persone che rappresentano un mondo in evoluzione. Come dicevi tu, il passato che oggi è diventato un presente importante, ma che rappresenta il futuro di tanti. Sicuramente sì, infatti cultura, tradizioni si mescolano, si mescola il pensiero dei giovani, si mescolano i pensieri delle persone anziane che riscoprono alcune cose che per loro erano fonte di reddito, mentre oggi sembrano quasi essere fonte di divertimento. Però è singolare perché queste persone si entusiasmano nel vedere, consigliano eventualmente i giovani produttori e quindi c'è una sinergia tra passato, presente e futuro.
La domenica, un programma grandine, cosa ci dobbiamo aspettare? Ma si apre, l'apertura è alle 9, facciamo dalle 9 alle 19, tutto il giorno, tutta la domenica. L'inaugurazione ufficiale indicativamente attorno alle 10, con una piccola sfilata per tutte le vie del paese, anche per così far conoscere e incontrare tutti gli espositori, che sono sicuramente tanti, come tutte le passate edizioni. Certo. Dopodiché ci sono eventi che si muovono all'interno del percorso della mostra e della fiera, e quindi creano attrazione all'interno di un mondo che è già attrazione di suo. Bosco Nero, realtà piccola, tra virgolette, ma comunque in grado di sapersi ergere protagonista non solo, come dicevi tu, a livello locale, ma anche regionale e interregionale. Quindi un impegno da parte della comunità e del comune, in questo caso l'amministrazione, per cercare di portare al di fuori dei propri patri confini il nome di Bosco Nero. Sicuramente è un evento che ha varcato i confini, come ho già detto prima, ha avuto dei riconoscimenti regionali. Questo avviene grazie all'impegno dell'amministrazione, ma che si avvale dell'impegno di 100 volontari. È un qualcosa di veramente straordinario, perché abbiamo raggruppato tutte le associazioni del paese che ci sostengono, e quindi abbiamo circa 100 volontari che quella domenica dalle 5 del mattino intervengono sul territorio. Hai detto bene, perché veramente è una piccola realtà Bosco Nero, però è una realtà che fa in quella giornata grande attrazione. A questo punto non rimane che invitare non solo i canavesani, ma tutti, visto che siamo seguiti anche fuori dalla zona del Canavese. Ricordiamo, domenica 14 maggio, a partire dalle 9, mostra d'artigianato. E Ilario, cosa resta da dire? Aspettiamo tutti quelli che vogliono passare una giornata un po' fuori dagli schemi tradizionali, perché avremo manualità, artigianato, ma avremo anche gastronomia, quindi è una giornata che si può che evolvere dal mattino fino alla sera, restando all'interno del paese, un piccolo paese a misura d'uomo, dove io sostengo che gli artigiani realizzano i propri sogni sporcandosi le mani. Con questa frase veramente bella e che richiude secondo me tutto ciò che Certo. è la mostra dell'artigianato, l'appuntamento, diamo l'appuntamento a 14, venite in Canavese, venite a Bosco Nero, sarà sicuramente una bellissima domenica. Vi aspettiamo. Grazie mille Grazie Ilario, alla a voi prossima, per l'intervista. grazie.